Rieccoci e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con Spazio Notizia, la cronaca in primo piano partendo da Pachino nel Siracusano, dove un 39enne minacciava la moglie davanti ai figli minorenni e lo faceva utilizzando anche delle armi. È stata eseguita nei suoi confronti un'ordinanza disposta dal GIP. Agenti del commissariato di Pachino hanno eseguito un'ordinanza del GIP di Siracusa nei confronti di un 39enne per maltrattamenti in famiglia nei confronti della moglie. La procura gli contesta l'aggravante di aver commesso il fatto con armi e in presenza dei figli minorenni. Nei suoi confronti è stata emessa la misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla moglie con l'applicazione del braccialetto elettronico, con il divieto di comunicare con la donna con qualsiasi mezzo. L'ordinanza di applicazione della misura cautelare è giunta all'epilogo di una celere e delicata attività investigativa svolta dalla Polizia del Commissariato durante i giorni antecedenti le festività natalizie, che hanno portato il caso all'applicazione del codice rosso. Tentato omicidio nel Catanese con un 29enne arrestato e condotto in carcere. I carabinieri della compagnia di Giarre hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari di Catania nei confronti di Leonardo Zappalà, gravemente sospettato di tentato omicidio aggravato. Le indagini hanno portato alla raccolta di elementi che incolpano Zappalà di aver tentato di uccidere un coetaneo di Piedimonte Etneo durante i festeggiamenti del patrono San Leonardo a Mascali, sempre nel Catanese. Il movente si ricondurrebbe a tensioni nate da una vecchia relazione sentimentale tra una donna e la vittima, che dal canto suo non avrebbe tollerato l'instaurarsi di un nuovo rapporto tra la ex e Zappalà. A seguito di una violente lite segnalata da una telefonata anonima, Zappalà avrebbe accoltellato la vittima. Le ferite, giudicate gravi, hanno richiesto un intervento chirurgico d'urgenza presso l'ospedale Cannizzaro di Catania. Nonostante la mancanza di cooperazione da parte di testimoni e vittima, le indagini approfondite hanno permesso di ricostruire l'accaduto e di identificare l'indiziato, il quale è stato rintracciato e tratto in arresto mentre si nascondeva tra vari B&B della provincia di Catania e Siracusa e case di amici e conoscenti. Grazie al solido quadro probatorio presentato, il GIP del Tribunale di Catania ha concordato con la richiesta di misura cautelare della Procura della Repubblica Etnea, disponendo per Leonardo Zappalà la custodia presso la casa circondariale di Piazza Lanza a Catania. Spaccio di sostanze stupefacenti a Catania, un vero e proprio mercato della droga all'interno di un appartamento nel quartiere Librino. Sono intervenuti i carabinieri e due pusher sono finiti in manette. I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Catania Fontana Rossa hanno arrestato in flagranza due giovani catanesi di 25 e 27 anni, di cui uno pregiudicato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L'operazione è il risultato di una mirata attività investigativa che ha rivelato l'uso di un appartamento in via San Jacopo a Librino come deposito e punto vendita di droga. Dalle indagini è emerso che l'abitazione era diventata un vero e proprio mercato della droga con un sistema di filtraggio degli acquirenti mediante una vedetta. Dopo periodi di osservazione discreta, durante i quali è stato notato un insolito traffico di giovani, i carabinieri hanno deciso di intervenire. Un blitz ha quindi consentito di sorprendere i due spacciatori. Malgrado la resistenza di uno di essi, i militari dell'arma sono riusciti a entrare nell'appartamento, trovandosi di fronte a un salone con un tavolo espositore di varie sostanze stupefacenti. Inoltre è stata scoperta una meccanica innovativa di apertura a distanza del portone per gestire meglio l'accesso al luogo. Durante il raid, i carabinieri hanno sequestrato circa un etto di marijuana, oltre 10 grammi di cocaina già suddivisa in dosi, tre bilancini elettronici di precisione e materiale per il confezionamento dello stupefacente. Inoltre è stato recuperato del denaro contante, presumibilmente guadagno dello spaccio. Il denaro, le droghe e il materiale connesso sono stati sequestrati e i due individui sono stati posti a disposizione dell'autorità giudiziaria, che ha convalidato l'arresto e disposto per loro i domiciliari.
Questa operazione sottolinea l'impegno costante delle forze dell'ordine nel contrastare il fenomeno dello spaccio e garantire la sicurezza pubblica. Un 39enne è stato invece arrestato dai carabinieri a Priolo Gargallo nel Siracusano. Non si era infatti fermato all'alto imposto dai militari e aveva danneggiato anche la loro autovettura. I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Siracusa hanno tratto in arresto un pregiudicato di 39 anni, gravemente indiziato di resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento e porto di armi o d'oggetti atti a offendere. I militari dell'arma hanno imposto l'alt al conducente di un motociclo che percorreva a contromano una via del centro abitato nel comune di Priolo Gargallo. Ma il centauro, invece di arrestare la marcia, si è dato a precipitosa fuga, collidendo e danneggiando parzialmente l'auto dei carabinieri, che lo hanno immediatamente raggiunto e bloccato. Il 39enne, residente nel capoluogo aretuseo, è stato arrestato e posto ai domiciliari, così come disposto dall'autorità giudiziaria, nonché denunciato perché trovato in possesso di un coltello di genere vietato. Il motociclo è stato sequestrato e il conducente sanzionato per circa 6.000 euro, in quanto sprovvisto di assicurazione e per guida senza patente. Cambiamo decisamente argomento, ci spostiamo a Taormina, la procedura per il dissesto da concludere entro metà del 2024. Sentiamo per tutti i dettagli Mauro Romano. Luciano Catania, presidente della commissione del dissesto di Taormina. Ecco, una domanda che si fanno tutti i contribuenti: quando finirà questa procedura? Allora, chiaramente non è possibile in questo tipo di procedure fare delle previsioni precisissime. Sicuramente siamo ad un ottimo punto ed è motivo d'orgoglio a essere arrivati a questo punto dopo 2 anni e mezzo. La nostra speranza è quella di chiudere entro metà del 2024, sicuramente entro il 2024, e considerando i tempi medi che si sono registrati in materia di dissesto, sicuramente è un risultato molto molto soddisfacente. Si parla molto del lodo in pregilo. È già stato pagato il quanto è stato effettuato dal punto di vista dell'accordo transattivo? Sì, questa questione finalmente si è chiusa definitivamente per Taormina, ed era uno dei grossi macigni che ha portato al dissesto finanziario dell'ente. È stata necessaria una trattativa molto lunga, molto approfondita, perché c'erano delle questioni che erano state definite, altre ancora in essere, altre ancora sub iudice, quindi c'è stata una trattativa molto lunga con la società, ma finalmente si è riuscita a chiudere. Io, pensando un po' al lodo in pregiro, mi viene l'immagine di Mennea che si allenava correndo con dei grossi copertoni pesantissimi, poi una volta staccato fece il record da questo peso, fece il record del mondo. Ecco, noi forse staccando Taormina, essendosi staccata da questo peso del passato, riuscirà sicuramente a programmare molto meglio il proprio futuro. Restiamo a Taormina, ma cambiamo ancora argomento. Parliamo di una bella iniziativa, la cassetta dei libri in piazza Vittorio Emanuele. Un messaggio tangibile, ma anche una vera e propria opportunità per grandi, ma anche e soprattutto per i più piccoli, per liberarsi dalla schiavitù degli smartphone. Vediamo di che si tratta. Siamo in piazza Vittorio Emanuele II con Salvo Lupica alla casetta dei libri. Di che cosa si tratta, Lupica? Allora, questo è un dono che abbiamo fatto al comune di Taormina. È un'idea diffusa in tante parti del mondo, ma che in questo caso ha avuto mia figlia, che al paese della bisnonna ha visto questa casetta, non vedeva l'ora ogni giorno di andare a leggere un libro e ha detto facciamola anche a Taormina, nel paese della nonna. E quindi abbiamo realizzato questa casetta, l'abbiamo dipinta, l'abbiamo riempita di libri che riassortiremo 2 volte l'anno e l'abbiamo donata alla comunità torminese, perché tutti i bambini, gli adolescenti possano venire qui e prendere un libro. Abbiamo libri dall'età prescolare per bambini di primi anni di scuola elementare fino all'età adolescenziale. Come funziona materialmente la casetta dei libri? Allora, non è un progetto di book crossing, quindi non è un progetto nel quale si può prendere un libro e lasciarne un altro. È una piccola biblioteca.
Si viene qui, si prende un libro, si legge sulla panchina insieme alla mamma, al papà, ai nonni, da soli e poi si riposa. Vuole lanciare un messaggio alla lettura? Certamente, bambini, ragazzi, leggete, state un po' lontani dai cellulari, perché leggere stimola la fantasia. E poi comunque, oltre che alla lettura, anche alla possibilità di aggregarvi qui attorno alla casetta, perché le piazze con i bambini sono sempre le più belle, le più pulite, le più gioiose. Parliamo adesso di un vero e proprio evento a Natale, a Giardini Naxos, la presenza delle 500, le storiche Fiat 500. Ce ne parla ancora Mauro Romano. Antonio Bertone, oggi ci troviamo a Giardini Naxos per un ride di 500. Ecco, in quanti siete a festeggiare il Natale? Allora, a festeggiare il Natale siamo un 15-20 auto. Ci siamo fatti questa passeggiata decisa da una settimana, grazie anche al comune di Giardini Naxos che ha voluto questo evento. Siamo qui, siamo del gruppo di Messina, del gruppo di Taormina e il gruppo di Giarre. Io oggi sono in veste di fiduciario del Fiat 500 Club Italia, coordinamento di Taormina, poi c'ho il signor Papa, Salvatore Papa, che è del coordinamento di Messina, e il signor Strano, che è del coordinamento di Giarre. Questi sono tutti amici nostri, mi conoscono dal 2007, amo le 500 da sempre e sono entrato nel 2007 in questo fantastico mondo e oggi rivesto questa veste di fiduciario del Fiat 500 Club Italia, coordinamento Taormina. Cosa significa avere una 500? Allora, avere una 500 è qualcosa di bello, perché la 500 è la macchina dei nostri genitori, quindi è motorizzata Italia, noi siamo una monomarca, quindi noi facciamo raduni solo ed esclusivamente 500 e oggi siamo tantissimi in tutta Italia, il club fondato nell'84 è qualcosa di speciale. Il calcio con il Palermo che regala una grande gioia ai suoi tifosi al 97esimo, il gol vittoria contro la Cremonese. A fine partita l'analisi di mister Eugenio Corini. La partita poteva venire fuori qualsiasi tipo di risultato, come è successo nelle altre partite, però questa volta siamo stati bravi noi, abbiamo sofferto a Parma e a Como negli ultimi minuti, questa volta abbiamo goduto, farlo in casa ha un sapore diverso, ricreare questo tipo di entusiasmo per noi è altrettanto fondamentale. Rimaniamo uniti e spingiamo forte. È stata una settimana particolare perché Graves non ha fatto l'allenamento di rifinitura e l'abbiamo spinto in campo. Matteo stanotte non è stato bene, abbiamo provato a portarlo in panchina e non ce l'ha fatta. E avevamo qualche difficoltà anche con Claudio che le ultime due partite aveva un risentimento muscolare e dunque ha spinto e a fine primo tempo il ragazzo l'ha sofferente, ho preferito cambiarlo. Dunque siamo arrivati dove abbiamo, come ha detto ragazzi, è la partita del tutto. Bisogna tirare fuori tutte le energie mentali, fisiche che abbiamo, metterle in campo, andare oltre qualche difficoltà, perché ci meritiamo di chiudere bene. E l'hanno fatto e dunque tutto quello che avevano l'hanno messo in campo e godiamo tutti insieme. Abbiamo avuto qualche difficoltà, ve l'ho spiegata perché, è fisiologica, lo vedete anche in altre squadre, questo è un campionato super equilibrato. Noi abbiamo superato le nostre, ci siamo stati dentro, abbiamo cercato di capire come potevamo uscire dal momento di difficoltà, l'abbiamo fatto rimanendo uniti, lavorando sodo e dunque questo coso si vede nel fatto che la squadra produce, gioca, ha coraggio e questo coraggio sicuramente ti predispone magari a prendere un gol, ma fare per quattro partite consecutive tre gol vuol dire che questa squadra ha capacità realizzative e per me il presupposto per vincere le partite è fare gol e di conseguenza l'abbiamo rifatto e dobbiamo sicuramente lavorare per trovare un equilibrio difensivo che nel primo scorcio di stagione è stato molto importante. E a Palermo che il clima lo crei se vinci in casa, crei entusiasmo, crei qualcosa di pazzesco, purtroppo è stato per noi una chimera all'inizio della stagione, è diventato molto complicato. Non venivano risultati, sono arrivate sconfitte che ci hanno fatto soffrire i nostri tifosi. Dunque la vittoria col Pisa, la vittoria di oggi è fondamentale. Spesso noi chiedete delle svolte, queste due partite in casa con Pisa e oggi con la Cremonese sono molto significative perché abbiamo bisogno di tornare a vincere davanti ai nostri tifosi. I nostri tifosi hanno bisogno di riappassionarsi alla propria squadra vedendola da vicino ed era un passaggio fondamentale per il proseguo della stagione. Ci fermiamo qui, ma ci ritroviamo più tardi per una nuova edizione di Spazio Notizia. A dopo.